Ciao a tutti, ben ritrovati o benvenuti sul mio canale. Qui è Mr. Skilltech e oggi siamo in un nuovo video. In questo video andiamo a vedere come limitare l'uso dello smartphone tramite due app molto semplici da usare che potete trovare comodamente sul Play Store. Andiamo quindi a vederle e non perdiamo altro tempo. Andiamo sul Play Store. La prima app che vi vado a far vedere è Space, Break Phone Addiction. Quindi la installiamo, dato che pesa pochissimo, pesa circa 5 mega, anche meno. Quindi il download sarà quasi istantaneo. Dopo l'installazione la potete trovare sulla vostra schermata principale. Andiamo quindi a cliccare sulla sua icona. Possiamo creare un account oppure iscriverci dopo. L'unica cosa importante è accettare i termini della privacy e rimuovere l'ultima spunta che trovate. Quindi clicchiamo su iscriviti più tardi. E ora dobbiamo rispondere a alcune domande per selezionare il nostro personaggio tipo. Per quale motivo prendi il cellulare? Sostanzialmente per parlare con gli amici, per lavorare, per essere al corrente di appuntamenti e affari, per essere intrattenuto oppure per riempire il tempo. Che cosa fai sostanzialmente sul tuo cellulare? E quanto spesso utilizzi il tuo cellulare? Quindi andiamo a selezionare un'altra opzione. L'ultima domanda, voglio cambiare le mie abitudini riguardo all'uso del cellulare in modo da potermi sentire. La prima è essere più concentrato, sentirsi felice a proposito della vita, essere più produttivo, spegnerlo dal lavoro, essere più presente nelle attività che mi circondano. Ne mettiamo due e a questo punto l'app ha selezionato il nostro profilo e quindi ci darà delle linee guida per migliorare la nostra produttività e quindi limitare l'uso dello smartphone. Quindi ci propone come tempo massimo per l'uso dello smartphone 1 ora e mezza e come numero di sblocchi del cellulare 30. Ovviamente questo parametro può essere cambiato fino a 4 ore, mentre questo può essere sbloccato fino a 100, anzi fino a 80. E a questo punto, se siamo pronti per iniziare, clicchiamo su I'm ready to find my space, clicchiamo su OK e questa è la nostra tabella che ci mostrerà quanto tempo utilizziamo il nostro cellulare e ci darà statistiche giornalieri. Qui su Toolkit, nelle impostazioni, possiamo selezionare le informazioni importanti, possiamo bloccare le notifiche un certo numero di volte al giorno, possiamo spegnere tutte le notifiche, possiamo spegnere lo schermo quando abbiamo esaurito il tempo dell'uso del cellulare, possiamo escludere delle app da Space, quindi queste app non verranno contate per quanto riguarda il loro uso e possiamo escludere le chiamate appunto da Space, e quindi ogni volta che chiameremo una persona questo tempo non verrà contato. Vi ricordo comunque che escludere le app e escludere le chiamate richiede un'autorizzazione particolare che dovrete dare dal vostro cellulare, dalle impostazioni al nostro programma, cioè a Space. Andiamo ora a vedere l'altra applicazione. L'applicazione si chiama AppBlock Stay Focused. E pesa anche questa pochissimo, quasi 3 megabyte. Andiamo ad aprirla. Clicchiamo per consentire e andiamo a cambiare le impostazioni del cellulare. Quindi clicchiamo su Consenti accesso all'uso. Abilitiamo. E ora ci verranno date alcune informazioni veloci su come utilizzare questa app. Possiamo anche rimuoverle premendo la X e qui in alto abbiamo la modalità strict che ci permette di non disinstallare questa applicazione per quelli che hanno una dipendenza maggiore da smartphone, la modalità lock che invece ci permette di utilizzare una password per cambiare impostazioni. Qui abbiamo tutte le nostre app e possiamo per ogni app scegliere il tempo di utilizzo massimo. Quindi andiamo
a selezionare i giorni in cui possiamo utilizzarlo, da lunedì a domenica, e il tempo massimo che va da 0 minuti fino a un'ora. Dopo questo tempo il cellulare non ci permetterà più di accedere alla nostra app. Quindi clicchiamo su salva e vedete che il tempo è stato salvato e abbiamo un limite massimo di 30 minuti. Nella timeline invece possiamo vedere cosa abbiamo fatto durante il giorno e quanto tempo abbiamo speso su ogni applicazione. E quindi quest'app è molto più utile per monitorare l'utilizzo delle varie app una per una senza avere il tempo complessivo di utilizzo del cellulare. Quindi queste secondo me sono tra le migliori app per poter limitare l'uso dello smartphone. Se vi sono piaciute vi invito a lasciare un mi piace. Quindi grazie a tutti e noi ci vediamo al prossimo video.